Bentornati in questa serie di video dove insieme stiamo realizzando un programma per la ricezione degli spot del DX Cluster. Nei moduli precedenti abbiamo visto come realizzare un programma che si connette al server per ricevere le stringhe che poi vengono elaborate ed arricchite con alcune informazioni. Per ora abbiamo visto soltanto l'entità e l'essere membro LOTV. In questo particolare video, che è il quarto, vedremo come realizzare una semplicissima interfaccia grafica. Per ora il programma funziona CLI, Command Line Interface, a riga di comando. Il programma, quello già bello finito, esiste già, che è questo qui, che vedete ha un'interfaccia grafica. Ovviamente prima di arrivare a questa complessità faremo vari step. Oggi sarà il nostro compito implementare soltanto questa list box selezionabile in cui vengono mostrati gli spot. Iniziamo subito. Chiudo questa versione qui, ricapitolando al volo. Abbiamo creato il metodo di connessione che riceve e stampa a schermo le varie stringhe. Se ricordate bene, nei primi video avevo detto che volevo utilizzare i pattern MVC, Model View Controller, e il pattern Observable Observer, che si sposano molto bene a questo progetto qui. Quindi lo scopo di questo video è creare un osservatore del DX Client che abbiamo realizzato, un osservatore al quale questa classe va a notificare tutte le modifiche, tutti gli eventi. Gli eventi che possono riguardarci sono sicuramente la ricezione di un nuovo spot. Ok, allora vediamo dove eravamo rimasti. Eravamo arrivati qui. Dunque, avevamo messo anche un filtro per prova, che vado a rimuoverlo così non ci altera, diciamo, le nostre prove. A questo punto, okay, lo spot arriva, viene stampato e a questo punto notificheremo agli osservatori che c'è un nuovo evento e andremo a passargli come argomento proprio lo spot ricevuto. Quindi, essendo questa classe un'estensione della classe Observable, ho dei metodi preconfezionati. Quindi, con i metodi this.setChanged e con this.notifyObserver, devo passare un argomento e passo lo spot. Ecco qui. Quindi ora quando riceverò uno spot, no? Che inizia con DXD, viene creato l'oggetto, viene stampata a video la rappresentazione a stringa di questo oggetto, notificheremo agli osservatori che c'è stato un cambiamento e passeremo lo spot appena ricevuto agli osservatori che a modo loro faranno qualcosa. Nello specifico di questo video, visualizzarlo a schermo. Ok, la modifica, credo l'unica modifica da fare su questa classe qui del DX Client sia questa. Non mi vengono in mente altre per ora, quindi salvo e vado nel controller. Ok, allora il controller implementa l'interfaccia funzionale Observer del pattern Observer Observable. Sarà lui tramite il metodo dell'interfaccia funzionale Observer che inserirà gli spot ricevuti nell'interfaccia grafica GUI, Graphic User Interface. Quindi qui quando arriva un aggiornamento, quindi quando il modello ci notifica, il modello che è il DX Client, questa classe qui, quando ci notifica un cambiamento, qui faremo una if, quindi se arg questo. Notate che arg è un object, è la superclasse di tutto. Se arg è un'istanza di spot, allora qui visualizzeremo lo spot nella GUI. La GUI ancora non l'abbiamo implementata. Spot qui c'è l'errore perché va importato. Ecco qui. Poi dobbiamo fare anche un'altra cosa, adesso poi vedremo l'implementazione della GUI. Rimaniamo sul controller, che queste erano classi che già c'erano. Qui va fatta una modifica. Allora, abbiamo avviato in maniera statica
Abbiamo avviato in maniera statica questo programma. Però sarebbe indicato creare il costruttore della classe controller che fa tutte queste cose qui. Quindi crea un riferimento e un'istanza al DX client e avvia la ricezione. Quindi qui questo DX client viene costruito tramite una variabile, mi pare che si chiamasse cluster host, quindi qui dobbiamo passargli un cluster host. Ecco, qui dobbiamo sicuramente gestire un'eccezione, un exception, quindi aggiungi questo, ok. Quindi qui creiamo due oggetti di tipo host, poi sceglieremo quale dei due usare. A questo punto possiamo creare un riferimento anche anonimo, un'istanza anche anonima del controller, quindi possiamo fare new control, che richiede però un cluster host come parametro, e posso scegliere quale dei due passare. Proviamo quindi con questo, reverse beacon. Ok, allora quando il controller viene costruito, questo sarebbe bene farlo come un campo privato. Questo è il model, e poi avremo una view che ancora non è implementata. Quindi dxc è uguale a questo, e viene avviato. Prima di avviare la connessione al server, devo fare una cosa importante. Devo dirgli, essendo lui un osservabile, gli devo dire che c'è qualcuno che lo osserva, che è la classe controller. Quindi dxc.addObserver, la classe che lo va a osservare è proprio controller, quindi gli dico this. Adesso il DX client sa che qualcuno lo osserva, che nello specifico è il controller. Stiamo applicando il pattern MVC, quindi abbiamo il modello, la view, quindi l'interfaccia grafica, e il controller che gestisce tutto. Immaginate questo programma come, vedete, un cluster client che funziona a modo suo e può essere quindi interfacciato con varie interfacce grafiche. Immaginatelo come un programma che può essere inglobato anche in altri programmi. Qui lo stiamo vedendo da solo. Magari questo programma può essere inserito in un programma per FT8, in un programma per il logbook, su un'applicazione su un telefonino, addirittura dentro un apparato. Avete visto che ormai molti dispositivi implementano il Java all'interno, no? Quindi possono avviare le applicazioni. Questa applicazione può essere avviata dentro altre applicazioni perché è a sé stante, non ha nulla di grafico, non ha un'interfaccia grafica. Quando qualche evento accade, notificherà gli observer, che penseranno loro a conoscere l'interfaccia grafica e quindi a visualizzare le informazioni. Il fatto che io stampa video qui, questa è una cosa facoltativa. Quindi abbiamo aggiunto lo server. Quindi quando ci sarà l'evento di XD, poi ci saranno anche altri eventi, quindi l'evento di ricezione della stringa di XD come prefisso, viene creato l'oggetto spot e notificato. E a questo punto iniziamo a vedere l'interfaccia grafica. Creo un nuovo package che chiamo view. Ecco, vedete i package? MVC, Model View Controller. Sì, allora creato il package, creiamo la classe principale dell'interfaccia grafica. Non faccio crea nuova classe come avete visto che ho sempre fatto fino adesso, perché questa abbiamo un tool in Eclipse che ci aiuta in qualche modo. Quindi vado su Other e seleziono Window Builder. Vedete? Dov'è? Qui. Window Builder, Swing Designer, JFrame, che chiamo View. Ok, la View, fermo un attimo questo per avviare quest'altro. La view è una finestra grafica
Eccolo qui, vedete che al momento ovviamente non contiene niente. Andremo a inserire tutti i vari componenti che formano la nostra interfaccia grafica. Allora, in Java, cioè, scusate, in Eclipse abbiamo il Window Builder, che è questa finestra qui che vedete, che ci aiuta a costruire interfacce grafiche. In Java funziona in questo modo: abbiamo un frame, che è questa finestra, cioè questa, e mediante alcuni pannelli che andremo ad inserire, pannelli che contengono i componenti. Possiamo avere dei pannelli dentro i pannelli, vedremo meglio nel prossimo modulo, e dei layout che ci aiutano nel posizionamento e ridimensionamento degli componenti. Allora, la prima cosa da fare qui è scegliere un layout. Io di solito, questo è un programma che già esiste, come avete visto. La strada migliore è questa qui: avere un layout di tipo border, dove, eccolo qui, border layout, che vado a inserire nella nostra finestra. Poi dobbiamo inserire quella list box, quindi quel componente che mette in lista le varie stringhe ricevute, che in Java si chiama JList, se non vado errato. Sì, eccolo qui. Io sto andando un po' a memoria. Ecco, vedete che il border layout è composto da 5, suddivide la finestra in 5 parti: la parte nord, parte sud, ovest ed est, e la parte centrale. Io vado a mettere questa list box nella parte centrale. Essendo l'unico componente, prenderà tutta la dimensione. Nei prossimi video inseriremo anche altri oggetti e vedremo che tutto si ridimensiona e segue l'andamento della finestra. Bene, torniamo al codice sorgente. Questo main qui io lo toglierei perché mi dà soltanto che fastidio. Ok, poi questa JList che abbiamo visto, tramite il refactor la farei diventare un campo, non una variabile locale. Eccolo qui, l'abbiamo spostato fuori. E vado a creare anche un getter. Però voglio chiamare in un altro modo, la chiamerò list box spot, che ritorna list. Però list la voglio rinominare in un altro modo, quindi con refactor rename, e lo chiamerò list box spot. Inoltre avrò bisogno di un metodo. Mettiamo un attimo il commento su questo. È un metodo che appende, cioè aggiunge alla fine di questa list box i nuovi spot ricevuti. Quindi metodo pubblico, void perché non restituisce nulla, add spot, che riceve uno spot. Spot è da errore perché va importato. Questo metodo inserisce uno spot alla fine della list box. Poi lo implementeremo, lasciamo un attimo vuoto così. Allora, a questo punto credo ci sia tutto. Io lancerei l'applicazione. Qui creiamo un campo privato. Prima di avviare l'applicazione, creiamo un campo privato di tipo view. Più chiaro di così, questo è il model e questa è la view. Abbiamo dei riferimenti al modello e alla view. View qui va importata, non importate questa.
Non importate questa, importate la view nostra. Questo qui, qui deve fare anche view uguale new view. Quindi viene creata l'interfaccia grafica, l'istanza dell'interfaccia grafica e il programma viene avviato. Non ci scordiamo nella view qui, quando viene creato il frame, di fare questa cosa qui, this.setVisibleTrue, se no non la vediamo. Adesso per prova, avvio il programma, vedremo le stringhe comparire qui sotto e la view. La view però è inanimata, ancora non c'è nulla che gli va a scrivere sopra, nulla. Soltanto per prova, è così, sappiamo che finora tutto funziona, quindi ok, viene creata la view e gli spot vengono regolarmente ricevuti. Adesso ci occuperemo di implementare il controller affinché questi spot qui vengano sparati qua dentro. Allora, nella view poi innanzitutto qui la view non ha neanche il titolo, quindi possiamo fare this.setTitle. Lo chiamiamo DX Fighter Cluster. Ok, quindi dopo avremo anche la scritta sulla finestra. Allora, qui adesso sono casi perché dobbiamo creare prima di tutto, innanzitutto uno scroll panel. Riavvio un attimo il programma così vi faccio capire meglio. Quando gli spot verranno inseriti qui, questa finestra, vedete, non è scrollabile, non ha le freccine per andare su e giù. Dobbiamo fare un pannello e dirgli che la list box va impannellata in quello specifico componente che ci permette di andare su e giù. Quindi devo creare un campo di tipo jscrollPane. Direttamente new jscrollPane che viene costruito passando come riferimento la list box che va a contenere. Ok, errori non ce ne sono a parte questo perché devo importare la classe. Ok, prima di andare avanti devo creare un altro oggetto sempre riguardo la list box. Questo oggetto è un default list model che va dichiarato prima di list box, quindi campo privato. Importato come al solito. Ok. E questa list box, quando viene inizializzata, questo può stare anche fuori, gli dobbiamo passare come parametro il default list model. Quindi qui possiamo fare così e passargli direttamente il default list model. Ok, a parte questa cosa qui, tutto il resto è semplice. Lo vedremo quando avvierò il programma. È tutto molto semplice. Abbiamo quindi questa list box contenuta in uno scroll pane che ci permette di scorrerla su e giù. Il modello della lista ci permette con molta facilità di inserire nuovi elementi. Allora, a questo punto, sì, andiamo ad aggiungere i nuovi spot ricevuti. Non dobbiamo fare altro che richiamare la nostra list box degli spot. No, scusate, la nostra DLM ed aggiungere gli elementi che sono gli spot. Attenzione, spot è un oggetto di tipo spot. E gli elementi sono di tipo stringa, quindi spot.toString. Ok. Non so se questa cosa era implicita, comunque spot.toString
è meglio specificarlo. Ora, in questa istruzione, gli spot verranno inseriti, ma la list box non verrà fatta scorrere fino alla fine. Per fare in modo che la list box scorra fino alla fine, dobbiamo dirgli di volta in volta, ogni volta che inseriremo un nuovo spot, vai all'ultimo elemento. Per evitare errori, dobbiamo fare così. Per prima cosa, accertarsi che la list box non sia vuota, quindi che dlm.size, ok, quindi che la dimensione della list della dlm del default model list sia maggiore di 0, quindi abbia meno un elemento. Dopodiché puoi scorrere fino alla fine. Quindi a questo punto la list box degli spot punto set, com'era quel metodo? È questo qui. Vedete, scroll the list, quindi fa uno scorrimento della lista fino all'elemento che vogliamo noi. E il nostro elemento è uguale a dlm.size -1, perché gli indici partono da 0, gli elementi vengono contati da 1. Quindi per evitare di andare fuori, dobbiamo dirgli all'ultimo elemento che hai contato meno 1, perché gli indici sono sempre meno 1, partono da 0. Dovrebbe funzionare tutto a questo punto, è rimasto però da implementare la notifica sì, l'aggiornamento della view. Quindi inserisce uno spot alla fine della list box che scorre fino. Qui è possibile mettere anche un'altra if, se non si vuole che venga fatto lo scorrimento automatico. Avete visto sulla tastiera c'è quel tasto block score. Se il tasto block score è inserito, quindi LEDino acceso, questa istruzione non viene fatta. Ok, torniamo sul controller. E finiamo di implementare questo metodo, il metodo dell'aggiornamento. Quindi quando il modello riceve uno spot, crea l'oggetto, stampa video e notifica all'osservatore che è arrivato questo spot. Quindi gli passa lo spot che arriva qui. E a questo punto, quindi nella view, questa. Abbiamo fatto il nostro metodo add spot. Attenzione, io non posso passargli credo arg. Ecco, vedete, da errore, perché arg è un object, cioè la superclasse di spot. Tutti gli oggetti in Java ereditano da spot. Questo è fatto in modo che io posso passare qualsiasi cosa. Devo fare un downcast. Credo che ecco qui, cast argomento arg to spot, quindi basta fare così, spot, quindi faccio un downcast da un tipo superiore, la superclasse object, al down verso il basso, quindi gerarchicamente verso una estensione di quella classe. Credo che ci sia tutto, tutto funzionante. Io adesso se avvio l'applicazione dovremmo vedere scorrere sì gli spot qui sotto, soltanto gli spot, queste scritte qui no, soltanto gli spot. E vederle inserite nella list box. Vediamo che cosa accade. Potrebbe succedere di tutto. Avvio. Ok, l'interfaccia grafica si è avviata. Scorrono gli spot e vengono inseriti. Ok, c'è una problematica. C'è, non viene visualizzata giustamente. Sì, mi sono scordato di inserire lo scroll pane. Cioè, ho inserito la list box nello scroll pane, ma non l'ho inserito nella view. Un'altra cosa che voglio far notare è che è tutto brutto a vedersi. Vedete, non vedete gli ultimi, vedete soltanto i primi voi. Gli ultimi, forse se riesco a scorrerli così, nemmeno. Serve lo scroll pane. Vedete che è tutto non allineato. A riga di comando CLI è tutto ben allineato. Qui
hanno tutte dimensioni diverse perché il carattere utilizzato non è Unicode. Quindi fermo il programma, mettiamo un font a questa list box e lo scroll pane che mi ero dimenticato. Allora, tornando nella view, qui viene inserita la list box. Vedete, prima di inserire la list box devo scegliere il carattere, il font, questo qui, che per comodità userei quello lo stesso che viene usato qui, quindi mi pare che su Windows Preference, vediamo un po' se c'è il font, color and font, Consolas 12, Consolas 12. È questo font che vedete qui sotto, quindi lo faccio uguale, poi più avanti potremo fare dei metodi che cambiano il font. Per fare questo devo fare listboxspot.setFont, new font, aperte parentesi, consolas 12, consolas è il nome del font, virgola 12 che è la dimensione, font va importato e c'è un errore, forse manca qualcosa, manca un parametro, manca un parametro qua. Ah, era font. Mettiamo bold, force anche con null ce la caveremo, facciamo delle prove, non mi ricordo come avevo fatto. Qui abbiamo messo il font, quindi le scritte saranno nell'interfaccia grafica dello stesso carattere di queste qui della console e va inserito lo scroll pane, questo scroll pane. Lo scroll pane contiene implicitamente, perché viene costruito ricevendo come parametro la list box degli spot, quindi qui vado a togliere list box spot e vado a dire di inserire lo scroll pane. Lo scroll pane è come un contenitore che avvolge la nostra list box e ci permette di andare su e giù fra gli elementi. Quindi lo scroll pane contiene la list box. Credo di aver corretto tutto. Riavviamo il programma. Ecco, poi notate oltretutto che c'è anche il nome qui del programma in alto, di Spider Cluster. Gli spot arrivano e vedete anche che è cambiato il font, quindi il carattere, che adesso è di tipo Unicode ed è allineato come quello sotto. Ora questo video terminerebbe qui. Nei prossimi video andremo ad inserire qui sopra dei componenti che ci permettono di scegliere quale server. Vedete che adesso siamo vincolati a quello compilato, no? Qui nel controller, questi. Nel prossimo video nel controller metteremo la richiesta di quale server vogliamo connetterci e sotto un altro componente che ci permette di inserire delle stringhe e inviarle al server, quindi potremo scegliere il nominativo, che adesso è anche questo compilato, e potremo poi veramente poi inviare comandi come chiedere informazioni, bollettini sulla propagazione, inviare degli spot, eccetera. E in questo stile qui, no? Abbiamo la tabella degli spot, sopra abbiamo, vedete, per mettere l'indirizzo dell'host e sotto per i comandi. Chi più ne ha più ne metta, lo vedremo poi nei prossimi video. Vi ringrazio, mettete un bel like, lasciate qualche commento e questo programma sta prendendo forma.